La ricerca artistica di Marco Scozzaro si muove su diversi livelli, soprattutto di generi fotografici. Utilizza lo still life di oggetti, di cose anche appartenenti alla sua sfera di affezione. E poi abbiamo una fotografia più istantanea, una fotografia vedi e scatta tipica dei social media. E tra le varie opzioni che utilizza c'è il prelievo, la ricerca d'archivio, il campionamento dal mondo della pubblicità, dal mondo della comunicazione, che gli consente di cortocircuitare i vari linguaggi all'interno di un unico prodotto. Tra le caratteristiche della ricerca di Marco Scozzaro incontriamo anche una fotografia che è iconograficamente nuova, una fotografia piatta, una fotografia di superficie. Un'immagine fotografica che non tiene conto della prospettiva, che si avvicina molto al soggetto, che lo decontestualizza, e così facendo toglie anche quell'elemento di racconto, di narrazione che solitamente noi riconduciamo al linguaggio fotografico. Tra gli altri aspetti, non da meno, come questa mostra testimonia, c'è il dialogo tra le immagini. Le sue immagini dialogano una con l'altra attraverso dimensioni differenti, ma soprattutto materiali, supporti su cui lui stampa. Quindi abbiamo fotografie su grandi banner, fotografie su wallpaper alle pareti, abbiamo immagini fotografiche stampate in una maniera più tradizionale. Il tutto va a interpretare lo spazio, l'ambiente dentro al quale si trovano le sue fotografie. Ecco, questo elemento è fondamentale, perché tiene conto di come anche gli artisti che usano l'immagine fotografica sentono l'esigenza di un'opera più tridimensionale, di un'opera più rotonda, di un'opera che tiene conto dell'ambiente espositivo, a testimonianza di quella libertà che il linguaggio fotografico ha acquisito negli ultimi anni.